Centro Suono 101.3. Bisogna partire dal segno dell'Ariete, che come tutti i segni di fuoco sembra essere, ve lo dico, tra i segni favoriti per questo 2014, ma non da subito, perché il 2014 sarà un anno diviso in due parti, più o meno come lo è stato forse il 2013. Solo che nel 2014 la parte meno facile sarà la prima, ovvero quella fino a luglio, quando dovrete ancora fare i conti con questa quadratura di Giove, un pianeta fastidioso che farà un po' scarseggiare lo spirito più ottimista, costruttivo, e che probabilmente ostacolerà i vostri progetti. E siccome voi non siete un segno esattamente paziente, dovete sempre tenere un occhio, almeno fino a luglio, Marte, il vostro pianeta, che dalla Bilancia vi imporrà un periodo molto intenso per le relazioni e le attività sociali, quindi ambiti che assorbiranno tantissima energia, lasciandovi spesso un po' stanchi, spossati, stufi. Non è un brutto anno, ve l'ho detto, l'anno assolutamente vi vede favorito, però vi vede favoriti nella seconda parte, perché quando tutto sembrerà essere perduto, ecco che a luglio Giove e Marte smetteranno di crearvi problemi, le vostre relazioni miglioreranno sensibilmente e voi sarete più ottimisti, sorridenti, una meraviglia. E proprio a proposito di relazioni, quindi di amore, ricordate che marzo e maggio sembrano essere i mesi più favorevoli al cuore dell'Ariete, con, io penso, anche possibili colpi di fulmine verso fine marzo. Ma non solo questi mesi, anche l'estate sarà decisamente calda e interessante, e poi nuovi amori saranno possibili anche in novembre. Nessun rischio di annoiarsi per l'Ariete, che vive sempre di una certa passione. Qualche parola anche sul lavoro: sarà possibile un rallentamento che potremmo chiamare momento meno facile, ma sono un rallentamento tra marzo e metà luglio, ma proprio luglio potrebbe essere poi un mese decisivo per le vostre sorti professionali. Immaginate un po' le giornate di luglio, ma in quel momento si creeranno le condizioni per crescere, per cogliere delle occasioni interessanti, per fare qualcosa che può farvi migliorare. Tutto sarà un po' più facile, anche il lavoro. Insomma, godete di una seconda metà 2014 davvero bella, interessante e costruttiva. Io vi invidio un pochino, assolutamente. E questa era l'Ariete. Centro Suono 101.3.